I magi viaggiano verso Betlemme. Il loro pellegrinaggio parla anche a noi, chiamati a camminare verso Gesù, perché è Lui la stella polare che illumina i cieli della vita e orienta i passi verso la gioia vera. Ma da dove è partito il pellegrinaggio dei magi incontro a Gesù? Che cosa ha mosso questi uomini di Oriente a mettersi in viaggio? Avevano ottimi alibi per non partire. Erano sapienti astrologi, avevano fama e ricchezza. Raggiunta una tale sicurezza culturale, sociale, economica, potevano accomodarsi su ciò che sapevano e su ciò che avevano. Starsene tranquilli, starsene tranquilli. Invece si lasciano inquietare. Si lasciano inquietare da una domanda, da un segno. Dove è colui che è nato? Abbiamo visto spuntare la sua stella e così via. Il loro cuore non si lascia intorpidire nella tana dell'apatia, ma è assetato di luce. Non si trascina stanco nella pigrizia, ma è acceso dalla nostalgia di nuovi orizzonti. I loro occhi non sono rivolti alla terra, ma sono finestre aperte sul cielo. Come ha affermato Benedetto XVI, erano uomini dal cuore inquieto, uomini in attesa, che non si accontentavano del loro reddito assicurato e della loro posizione sociale. Erano ricercatori di Dio. Questa sana inquietudine che li ha portato a peregrinare, da dove nasce? Nasce dal desiderio. Ecco il loro segreto interiore, saper desiderare. Meditiamo su questo. Desiderare significa tenere vivo il fuoco che arde dentro di noi e ci spinge a cercare oltre l'immediato, oltre il visibile. Desiderare è accogliere la vita come un mistero che ci supera, come una fessura sempre aperta che invita a guardare oltre, perché la vita non è tutta qui, è anche altrove. È come una tela bianca che ha bisogno di ricevere colore. Proprio un grande pittore, Van Gogh, scriveva che il bisogno di Dio lo spingeva a uscire di notte per dipingere le stelle. Sì, perché Dio ci ha fatti così, impastati di desiderio. Così ci ha fatto Dio, impastati di desiderio, orientati come i magi verso le stelle. Possiamo dire, senza esagerare, che noi siamo ciò che desideriamo. Perché sono i desideri ad allargare il nostro sguardo e a spingere la vita oltre, oltre le barriere dell'abitudine, oltre una vita appiattita sul consumo, oltre una fede ripetitiva e stanca, oltre la paura di metterci in gioco, di impegnarci per gli altri e per il bene. La nostra vita, diceva Sant'Agostino, è una ginnastica del desiderio. Sì, la vita, una ginnastica del desiderio. Fratelli e sorelle, come per i magi, così per noi. Il viaggio della vita e il cammino della fede hanno bisogno di desiderio, di slancio interiore. Tante volte noi viviamo uno spirito di parcheggio, viviamo parcheggiati, senza questo slancio del desiderio che ci porta giù, ci porta più avanti. Ci fa bene chiederci a che punto siamo nel viaggio della fede. Non siamo da troppo tempo bloccati, parcheggiati dentro una religione convenzionale, esteriore e formale, che non scalda più il cuore e non cambia la vita? Le nostre parole e i nostri riti innescano nel cuore della gente il desiderio di muoversi incontro a Dio, oppure sono lingua morta, che parla solo di se stessa e a se stessa? È triste quando una comunità di credenti non desidera più
e stanca, si trascina nel gestire le cose invece di che lasciarsi spiazzare da Gesù, dalla gioia dirompente e scomodante del Vangelo. È triste quando un sacerdote ha chiuso la porta del desiderio. È triste cadere nel funzionalismo clericale. È molto triste. La crisi della fede nella nostra vita e nelle nostre società ha anche a che fare con la scomparsa del desiderio di Dio. Ha a che fare con il sonno dello spirito, con l'abitudine ad accontentarci di vivere alla giornata senza interrogarci su che cosa Dio vuole da noi. Ci siamo ripiegati troppo sulle mappe della terra e ci siamo scordati di alzare lo sguardo verso il cielo. Siamo sazi di tante cose, ma privi della nostalgia di ciò che ci manca. Nostalgia di Dio. Ci siamo fissati sui bisogni, su ciò che mangeremo e di cui ci vestiremo, lasciando evaporare l'anelito per ciò che va oltre. E ci troviamo nella bulimia di comunità che hanno tutto e spesso non sentono più niente nel cuore. Persone chiuse, comunità chiuse, vescovi chiusi, preti chiusi, consacrati chiusi, perché la mancanza di desiderio porta alla tristezza, all'indifferenza. Comunità tristi, preti tristi, vescovi tristi. Guardiamo però soprattutto a noi stessi e chiediamoci: come va il viaggio della mia fede? È una domanda che oggi possiamo farsi, ognuno di noi. Come va il viaggio della mia fede? È parcheggiata o è in cammino? La fede, per partire e ripartire, ha bisogno di essere innescata dal desiderio, di mettersi in gioco nell'avventura di una relazione viva e vivace con Dio. Ma il mio cuore è ancora animato dal desiderio di Dio? O lascio che l'abitudine e le delusioni lo spengano? Oggi, fratelli e sorelle, è il giorno per fare queste domande. Oggi è il giorno per ritornare ad alimentare il desiderio. Alimentare il desiderio. E come fare? Andiamo a scuola di desiderio. Andiamo dai magi. Loro ci insegneranno nella sua scuola, nella loro scuola del desiderio. Guardiamo i passi che compiono e traiamo alcuni insegnamenti. Essi in primo luogo partono al sorgere della stella. Ci insegnano che bisogna sempre ripartire ogni giorno della vita come nella fede, perché la fede non è un'armatura che ingessa, ma un viaggio affascinante, un movimento continuo e inquieto, sempre alla ricerca di Dio, sempre col discernimento in quel cammino. I magi poi a Gerusalemme chiedono dove è il bambino. Ci insegnano che abbiamo bisogno di interrogativi, di ascoltare con attenzione le domande del cuore, della coscienza, perché è così che spesso parla Dio, il quale si rivolge a noi più con domande che con risposte. E questo dobbiamo impararlo bene, che Dio si rivolge a noi più con domande che con risposte. Ma lasciamoci inquietare anche dagli interrogativi dei bambini, dai dubbi, dalle speranze e dai desideri delle persone del nostro tempo. La strada, lasciarsi interrogare. Ancora i magi sfidano Erode, ci insegnano che abbiamo bisogno di una fede coraggiosa, che non abbia paura di sfidare le logiche oscure del potere e diventi seme di giustizia e di fraternità in società dove ancora oggi tanti erodi seminano morte e fanno strage di poveri e di innocenti nell'indifferenza di molti. I magi, infine, ritornano per un'altra strada. Ci provocano a percorrere strade nuove. È la creatività dello spirito che fa sempre cose nuove. E anche
in questo momento uno dei compiti del sinodo che noi stiamo facendo, camminare insieme in ascolto, perché lo Spirito ci suggerisca vie nuove, strade per portare il Vangelo al cuore di chi è indifferente, lontano, di chi ha perduto la speranza, ma cerca quello che i magi trovarono una gioia grandissima, uscire oltre, andare avanti. Al culmine del viaggio dei magi c'è però un momento cruciale. Quando arrivano a destinazione, si prostrano e adorano il bambino. Adorano. Ricordiamoci questo. Il viaggio della fede trova slancio e compimento solo nella presenza di Dio, solo se recuperiamo il gusto dell'adorazione si rinnova il desiderio. Il desiderio ti porta all'adorazione e l'adorazione ti fa rinnovare il desiderio, perché il desiderio di Dio cresce solo stando davanti a Dio, perché solo Gesù risana i desideri. Da che cosa? E risana dalla dittatura dei bisogni. Il cuore infatti si ammala quando i desideri coincidono solo con i bisogni. Dio invece eleva i desideri e li purifica, li guarisce risanandoli dall'egoismo e aprendoci all'amore per Lui e per i fratelli. Per questo non dimentichiamo l'adorazione, la preghiera di adorazione, che non è tanto comune fra noi, adorare in silenzio. Per questo non dimentichiamo l'adorazione, per favore. E nell'andare così ogni giorno, lì avremo la certezza come i magi che anche nelle notti più oscure brilla una stella. È la stella del Signore che viene a prendersi cura della nostra fragile umanità. Mettiamoci in cammino verso di Lui. Non diamo all'apatia e alla rassegnazione il potere di inchiodarci nella tristezza di una vita piatta. Prendiamo l'inquietudine dello Spirito, cuori inquieti. Il mondo attende dai credenti uno slancio rinnovato verso il cielo. Come i magi, alziamo il capo, ascoltiamo il desiderio del cuore, seguiamo la stella che Dio fa splendere sopra di noi e come cercatori inquieti restiamo aperti alle sorprese di Dio. Fratelli e sorelle, sogniamo, cerchiamo, adoriamo.